Ragazzi, oggi è una giornata particolare. Sono in barca a vela col vecchio amico Stani, compagno di avventure, dove si andava per mare, come si diceva ai tempi, con grandi ceni di pesci che insomma a traina di solito si prendono. Potevano essere dai semplici suri che nessuno vuole mangiare fino ad arrivare al pregiatissimo tonnetto. Bene ragazzi, perché siamo in barca oggi? Perché sono in barca? Perché questo video è dedicato proprio a voi amici del canale Velisti che volete, e già ce ne sono tantissimi, non è che sto dicendo cose nuove, però volete creare energia, fai da te anche in barca. Quindi la possibilità di andare a produrre la propria energia, vedremo tanti dettagli su come fare questo impianto, è fondamentale, perché veleggiare oggi senza motore, veleggiare col silenzio del vento, come in realtà state vedendo. Adesso scusate che vado un po'... Perfetto. Ero troppo di bolina e la barca rischia di fermarsi. Allora, dicevo che la possibilità, mentre siete in navigazione, invece di usare ovviamente il motore, di andare quindi a produrre la vostra energia, è fantastica, perché significa non solo rispetto per la natura, ma anche, insomma, stare nel silenzio, fare tutto ciò che ci piace nel mare senza dover usare i soliti ausili meccanici, motori e quant'altro. Bene, vedremo tutti i dettagli e passiamo subito ai pannelli fotovoltaici che sono installati qua sul tendalino in maniera stabile, permanente, e quindi anche nel porto ci consentirà di avere la nostra corrente senza attaccare niente in banchina. Ragazzi, l'impianto fotovoltaico che vedete qui è l'inizio. Praticamente sono stati montati questi due pannelli che si vede bene sul tendalino e c'è spazio lì davanti per altri due. In questo modo avremo la produzione di quattro pannelli e da quelle che sono state adesso le statistiche di funzionamento in questa prima installazione siamo all'incirca sui 300 watt di produzione. Abbiamo praticamente issato, come vedete, sia il fiocco che la randa. Il vento non so se sta fischiando nel microfono, comunque spero si senta tutto bene. Vi faccio anche una panoramica del contorno e la zona ovviamente è bellissima, che dire. La prima cosa che vediamo sono i pannelli, ragazzi, descrivevo all'inizio, sono due per il momento, saranno quattro e sono da 150 effettivi, quindi abbiamo 300 watt circa in produzione. E questi ovviamente sono gestiti dal regolatore di carica interno che adesso andremo a vedere. Ragazzi, poter veleggiare praticamente nel silenzio completo con il mare che praticamente ci accompagna con lo sciabordio sulla barca è una cosa eccezionale. Quindi, come già ben sanno gli amici velisti, andare a posizionare pannelli fotovoltaici, batterie e tutto quello che serve per avere la propria energia anche a bordo di una barca a vela è sicuramente vincente. Bene, continuiamo questo video tecnico, anche direi un po' piacevole sotto il profilo insomma naturalistico e panoramico, e andiamo ad analizzare quello che è tutto l'impianto di bordo, fondamentalmente pannelli, batterie, regolatore di carica, come se fosse a casa, però tutto commisurato alla barca a vela. Quindi quello che cambia sono poche cose, ma che devono adattarsi a un impianto sicuramente più semplice che non come gli ultimi video che avete visto, che riguardano 48 volt, che riguardano grandi batterie eccetera. In questo video adesso vedremo le piombo, che sono batterie che accompagnano l'amico Stani da oramai 9 anni, pensate, batterie al piombo a 9 anni e sono ancora efficienti. Vedremo il perché, vedremo come si mantengono a questa efficienza e il passaggio poi sarà in un futuro prossimo alle LiFePO 4. Quindi andiamo adesso giù in stiva ad analizzare tutto il pacco batterie e tutte le connessioni. Ovviamente ragazzi, in questa veleggiata voglio, prima di iniziare qualsiasi cosa di tecnico, presentarvi l'armatore, il mio carissimo amico Stani, con il quale anni e anni fa, quando avevo anch'io la mia barca a vela, solcavamo, come si dice in gergo, questi mari fino alle Tremiti, fino alla Puglia,
e facevamo i famosi corsi di sopravvivenza dove stavamo 15 giorni in mare senza toccare terra. Se si pescava, si mangiava. Grandi avventure e grandi ricordi. Vi presento Stani, carissimo amico del canale. Carissimo Stani, volevo presentare agli amici del canale innanzitutto grazie della possibilità che mi hai dato di poter filmare tutti i lavori che hai fatto in barca. Non so, c'è qualcosa che vuoi dire anche tu agli amici del canale? Sentiti libero tranquillamente. Buongiorno a tutti, per me è un onore avere qui l'amico Gianni, come ha detto lui, amico di tante avventure e anche di sopravvivenza in mare, ma parliamo di non tanti anni fa, diciamo tanti chili fa, perché mangiare con il solo potenziale del mare è veramente difficile. Comunque, come vedete, insomma, io sono un navigatore di solito solitario, quindi amo vivere questi momenti per staccare un po' dalla vita di tutti i giorni. Bene Stani, grazie. No, quello che hai detto è molto importante, significativo, perché adesso qui parleremo su questo video di energia fai da te, ma il senso del mare con l'energia autoprodotta acquista una forza particolare. Grazie all'amico Gianni che mi ha introdotto nel mondo del fotovoltaico, parliamo già di 10 anni fa, quindi sono stato uno dei, non dico dei primi, però sicuramente dei velisti che hanno avuto questa opportunità di scoprire l'energia del sole. Stani, non ti vengono le parole, va benissimo, non è che le dobbiamo scrivere, è quello che ti viene, ti viene. Guarda che era il 2007, tu sei rimasto indietro Stani, era il 2007 quando io avevo la barca qua e da lì abbiamo trasformato il porto in qualcosa di fantastico, non solo noi, anche tutti, ovviamente in autonomia, tutti gli altri velisti, e pian piano abbiamo aggiunto pannelli, batterie eccetera, e la barca adesso veleggia, come vedete, senza gasolio, ecco. Eh sì, soprattutto per chi fa rada, io vado spesso in Croazia, per cui non hai la possibilità di avere anche di accendere il motore, diciamo, perché sei in compagnia di altri barchi, in posti naturali, per cui è fondamentale avere un'autonomia, anche se il consumo, diciamo, su una barca del genere non è eccessivo, perché diciamo l'unica cosa è il frigorifero e i servizi, dici, per le luci, queste cose qui, però ecco, adesso io ho la possibilità di rimanere in rada anche per più giorni senza dover mai accendere il motore. Ecco, una cosa importante, scusa Stani se ti interrompo, quello che vorrei sapere è come è allestita la tua barca, cioè facci un piccolo elenco così a memoria, anche se ti sfugge qualcosa, di cosa funziona praticamente con energia fai da te, cioè cosa c'è attaccato nella tua barca, parliamo in termini proprio popolari. Diciamo che prima del fotovoltaico i problemi erano frigorifero, perché comunque quando è attivo, e non lo è sempre perché chiaramente è un termostato, con i pannelli lo puoi tenere, in questo momento il frigorifero è acceso, il pilota automatico è acceso, andiamo con il vento. Qualche anno fa, un decennio fa, magari potevi cominciare ad avere dei problemi perché dei consumi, anche parliamo di poche ampere, però ecco, nel tempo dovevano necessariamente richiedere l'accensione del motore e il generatore, tutto qui. Chiaro, quindi diciamo adesso tu lasci acceso tutto fisso, c'è il sole, chiaramente quando c'è il sole, e invece un tempo dovevi accendere ogni, che ne so, mezz'ora per avere la garanzia che le batterie fossero cariche, chiaro. Mi è capitato qualche anno fa che ho rotto il motore in Croazia, ero a Vis, avevo già preso il largo, per cui ho navigato per circa 17 ore a vela esclusivamente con le mie batterie, il mio pacco batterie, che certo, senza fare nomi, insomma, comunque sì. Due batterie da 6 volt. Sì, e tanto poi le facciamo 6 volt 245 ampere l'una, quindi hai 12 volt 245 ampere, quindi c'hai circa 3 kWh in batteria.
di riserva, questo è importante. Giro un attimo la telecamera, ragazzi, stavo dicendo proprio questo, cioè ma che sia un camper, una barca a vela, piuttosto che la nostra baita, piuttosto che qualsiasi cosa che vada con la nostra energia, stiamo aiutando la natura, stiamo risparmiando, è abbastanza problematico. Ragazzi, dai, continuiamo adesso con questo video. Sarà, spero, piacevole, perché come avete visto aggiunge anche il piacere del mare a quelli che sono tutti gli elementi poi tecnici che interessano poi a voi amici del canale. Andiamo avanti, ragazzi, buona visione. Questa è una delle semplicissime strumentazioni di bordo, cioè il regolatore di carica che praticamente gestisce la corrente in ingresso dai pannelli. Vedete che siamo già in flottaggio, cioè mantenimento con 7-8 ampere, prima era sceso anche a 5. Ovviamente quando accendiamo qualcosa che va a consumare corrente, possa essere l'autoclave del lavandino, come in questo caso appena accesa in questo momento, vediamo che l'amperaggio sale perché svuotando dalla batteria il regolatore di carica sente la differenza di tensioni e va a innalzare quello che è l'ingresso nelle batterie. Siamo arrivati fino a oltre 13 ampere, mentre prima eravamo intorno agli 8. Questo è quello che avviene in barca, cioè il consumo di corrente, l'ingresso immediato dei pannelli e dopo la stabilizzazione. Adesso che l'autoclave si è spenta, vediamo che la corrente scende perché proprio questo strumento, il regolatore di carica, va a dire alle batterie siete piene, quindi rallento l'ingresso degli ampere. Questo ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica, è una salvezza per le batterie, perché se andassero in sovraccarica potrebbero rovinarsi. E qui ritorniamo adesso in una situazione di mantenimento. In questo momento gli assorbimenti in barca sono tanti, ma comunque le batterie sono perfettamente cariche e con soli due pannelli, ragazzi, eccezionale. Qui vediamo il chart plotter della Raymiring, qui vediamo il regolatore di carica e i 7 ampere che entrano, qui vediamo c'è anche la radio in funzione perché è obbligatorio, voi lo sapete, qui c'è tutto il quadro di controllo della barca, insomma tanti accessori che devono, dicevo, funzionare, e tutto questo grazie a due semplici batterie però di una certa potenza, ecco. Ragazzi, questo ci tengo a farvelo vedere. In barca non manca mai un'insalatina fresca tenuta in acqua a fare il suo dovere con qualche spezia. Qualità della vita, ragazzi. Ragazzi, ovviamente in barca uno degli accessori che non manca mai è un inverter. In questo caso è stato usato questo che va benissimo, un'onda pura da 1000 watt, 2000 di picco. Ed è abbastanza economico, questo siamo intorno ai 100 rotti euro. E ce n'è diverse potenze, in questo modo è stato affrancato in maniera fissa per essere sempre pronto. E quando si è in navigazione, a volte qualche utensile, qualche anche il trapano piuttosto che un'emergenza, ma non solo emergenze, anche manutenzioni possono essere utilizzate grazie a questi apparecchi che andiamo a montare nelle nostre barche. Vediamo adesso proprio l'utilizzo in diretta di questo inverter con quello che è un attrezzo classico in barca, è un orbitale molto semplice, molto cinese, molto che serve a fare i vari lavori di lucidatura e di manutenzione. Questo è 300 watt, quindi con molta tranquillità e potenza. Come avete visto, non batte un ciglio, non è neanche partita la ventolina, quindi è un apparecchio che va bene per tutta questa serie di utensili che andremo a usare ovviamente progressivamente, non tutti insieme. Abbiamo anche il WC elettrico, abbiamo la pompa di sentina, abbiamo tante cose soddisfatte proprio da questa energia fai da te, che in questo caso ovviamente è il sole, la natura che va a spingere all'interno delle batterie. Tenete presente che navigare anche in inverno, comunque nelle stagioni dove non fa caldo, ci obbliga piacevolmente a portare anche una stufettina. Nel caso di Stani, lui ha optato per questa stufetta a olio che consuma circa 500 watt. Comunque viene tranquillamente retta, deve climatizzare, deumidificare, quindi sono tutti accessori che poi ovviamente sceglieremo individualmente. Ecco ragazzi, una delle grandi soddisfazioni adesso con la piastra a induzione in barca, praticamente barca no gas, dove con il sughettino e gli spaghetti fra un po' vi invito a tavola.
Ragazzi, in barca con la piastra a induzione da 1 kW, praticamente viene perfettamente retta dall'energia, dalle batterie, quindi questa è una grande soddisfazione. Anche, che ne so, il radar, l'ancora, eccetera, abbiamo possibilità di farci lo spaghettino senza problemi. Stani, grazie di tutto, è stata una bellissima veleggiata e intanto abbiamo anche avuto opportunità di parlare della tua meravigliosa barca. Vuoi dire qualcosa agli amici del canale? Grazie Gianni, è sempre un piacere averti a bordo con i tuoi super consigli che da sempre mi hanno guidato nelle mie avventure. Beh, adesso non esagerare che sembra pilotato questo. Comunque ti ringrazio io. No, a te. È vero, va bene. Mi hai iniziato al fotovoltaico quando ancora... Ah, ma 15 anni fa non che avevi il canale, non c'era nulla, diciamo, quindi si facevano dei tentativi. E abbiamo delle migliorie, siamo andati avanti progressivamente. Sì, in effetti abbiamo raggiunto degli obiettivi, ecco, del navigare green. Certo, la cosa più bella sarebbe quella di abbandonare il motore, ma ci stiamo lavorando. Se, non dirlo che sennò mi mandano i messaggi. Sì, vabbè, ormai l'hai svelato, siamo sull'idea della barca elettrica, però è abbastanza impegnativo perché questa comunque è una barca di 10 metri, pesa qualche tonnellata, quindi non sarà semplicissimo. Ragazzi, un ultimo saluto, lo facciamo così, con questo selfie, grazie all'amico Stani che mi ha invitato in questa barca, l'abbiamo insomma pian piano allestita, lui ha fatto tutto il lavoro, io ero il tecnico, il consulente. E adesso niente, è una barca che ha la sua energia, questa è la meta finale. Stani è un vero velista, cioè non vuole tecnologie, non vuole cose strane, quindi è per quello che dicevo prima, col piombo ce l'abbiamo fatta, quindi non c'è bisogno di installare BMS, equalizzatori attivi, i vari settaggi eccetera, una barca molto semplice. Però ragazzi, abbiamo anche la piastra induzione e lo spaghettino è oramai quasi pronto, quindi direi che abbiamo raggiunto il massimo. Stani, grazie di tutto. Grazie a te, grazie a voi. E un saluto ragazzi, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ma ragazzi, che ve lo dico a fare, cioè praticamente... cioè traietti di pasta col sugo fatto da mia moglie, cioè ma e che spettacolo. Traietti di sugo. E traietti di sugo, sì, bravo. Cioè vabbè, spero che non guardiate questo video in orario di pranzo ragazzi. Ciao a tutti.